stati duri. Adesso è un'esperienza che apprezzo, perché ti rendi conto benissimo di com'è la gente, a parte che dopo 30 anni, cioè quelli che erano bambini che venivano qua a comprarmi le figurine, adesso vengono a comprare le figurine per suo figlio. Cioè, quindi cioè, ormai è diventata più una famiglia quella del quartiere che quella che ho a casa, ecco. Una famiglia allargatissima, perché appunto c'è la famiglia, la famiglia allargata. Vita, morte, miracoli, insomma, non... è una cosa molto più ampia, però ti dico, ha i suoi lati positivi, li apprezzo. Certo, io certo. Ho tre pensionati che vengono qua tutte le mattine alle 6, che mi aspettano, e stanno qua finché non ho sistemato i giornali, ce n'è una che controlla che io prenda la pastiglia della pressione. Se non mi vede prendere la pastiglia non va a casa. Allora, cioè, siamo arrivati a quei livelli lì, capito? Allora, l'Emilia Romagna è nota per gli Umarell. Quindi adesso ci stai dando un'altra notizia, non esistono solo gli Umarell, esistono anche, no, non saprei come definirli, gli Umarell versione medica, versione sanitaria. È bellissima, sì, questa. Insomma, è bellissima. Ormai questa. Qua ti dico, forza di star qua, io l'edicola la gestisco da solo, prima mia moglie aveva un altro mestiere e mi dava una mano quando non potevo farne a meno, chiaramente. Però in grosso modo ormai io ci sono sempre qua dalla mattina alla sera, faccio parte dell'area urbana, qua quando manco se ne accorgono subito, e c'è subito l'allarme. Ma sì, quindi Roberto, il metalmeccanico è ormai una tessera stabile del puzzle di quartiere. Che quartiere è lì a Modena? Come si chiama? Ma questo si chiama Sant'Agnese. Sant'Agnese. E io penso che abito dall'altra parte di Modena, abito alla Madonnina. Quindi un doppio e sacrificio. Ormai casa mia non la conosco più. Certo, certo. Cioè, una volta conoscevo, ci sono nato, conoscevo vita, morte, miracoli, ormai conosco più quella zona qua che casa mia. Dunque, l'accostamento che facevamo prima io e Roberto a proposito di altri settori del lavoro non voleva essere riduttivo, assolutamente, e cioè a dire, nel mondo delle edicole c'è uno sfruttamento più alto che negli altri settori. No, forse l'accento, anzi no, forse sicuramente l'accento che metto io ogni volta è a dire bisogna che questa categoria cominci a sentirsi un po' come le altre categorie del lavoro. Roberto ricordava l'85, i tempi gloriosi di un sindacato che era sempre all'attacco, e forse appunto questo manca un po' nella categoria, che è sempre in bilico tra lavoro autonomo e lavoro dipendente. Sì, direi che ha i lati negativi del lavoro autonomo. I lati negativi, certo. Cioè di positivo del lavoro autonomo hai pochissimo. L'unica cosa positiva chiaramente è che non rischi sul capitale di vendita, perché puoi rendere quello che non vendi. Come categoria ti dirò, è maturata parecchio in questi ultimi tempi. Questo quando mi fa piacere sentirlo. Mi fa piacere sentirlo, no, dico mi fa piacere sentirlo, vai. No, è maturata parecchio, forse dipende dal livello di istruzione. Secondo me quando ho cominciato io a fare il giornalaio c'era la difficoltà più che altro di comunicare, perché eravamo ognuno chiusi dentro al nostro chiosco per 14 ore e anche quando si faceva delle proposte a livello sindacale non c'era proprio la comunicazione, quindi l'edicola più vicina a te era il tuo nemico. Dipendevi unicamente da quello che ti faceva filtrare il distributore o addirittura il portatore. Poi in questi ultimi tempi devo dire che da quando c'è più o meno l'informatizzazione, noi qua siamo tutti collegati in rete su internet con un forum, costantemente con delle email in una mailing list e non tutto quello che succede si impara anche se uno in una edicola ti porta le 20 euro false, tanto per dire. Certo, è subito segnalato. E allora diventi categoria. È vero, è vero. Vedo che anche le ultime lotte sindacali finalmente hanno dato dei risultati positivi, cosa che ti dico dall'85 non li ho mai visti. Sì, sempre grandi difficoltà, sempre grandi sforzi, soprattutto per ottenere piccoli risultati. E comunque ormai l'idea è quella di mettersi di nuovo al lavoro, nel senso di creare una categoria vera e stare un po' sul pezzo, perché
sono arrivati alcuni segnali positivi. Sicuramente la legge di riforma, c'è stato questo primo incontro con gli editori, sembra la volontà che ci sia di andare verso un nuovo accordo nazionale che manca veramente da troppo tempo e staremo a vedere. Però questo parallelo col mondo del lavoro dipendente forse con Roberto ci è stato utile proprio per capire. Diciamo che in questi ultimi tempi anche il lavoro dipendente è andato calando, direi che Certo. secondo me c'è una regressione a tutti i livelli, non solo in materia di giornalai, anzi se i giornalai come categoria sindacale sono cresciuti, direi che i metalmeccanici sono calati Certo. rispetto a un tempo, una volta avevano molta più forza. Diciamo che nei momenti che i giornalai potevano essere una forza con alto valore contrattuale, non l'hanno saputo sfruttare perché erano scollegati, non si faceva fatica a comunicare. Io mi ricordo la prima forma di protesta che ho fatto come giornalaio è stato col primo supplemento legato a un quotidiano che uscì col Carlino. Sì. Dopo 2 ore che io tenevo fermi i supplementi sotto al banco dell'edicola, mi sono accorto che c'ero solo io a farlo a Modena. Ma me ne sono accorto perché me l'hanno raccontato i clienti, c'è cioè nessuno che ti informa o ti dice niente, erano tutte cose buttate lì e le imparavi molto dopo di come erano andate. Cioè, la partecipazione era bassissima perché ognuno aveva i suoi timori e anche adesso delle volte si potrebbe fare di più, però ti dico rispetto a una volta siamo molto cresciuti. Ecco, L'ultima siamo. protesta che abbiamo fatto, noi abbiamo avuto un'adesione a Modena quasi dell'85-90%, che direi che è buonissima. Parli delle legge e vendi? Dell'ultimo sciopero che abbiamo Ah, fatto. l'ultimo sciopero. Quello è andato benissimo, so che a livello nazionale non è andato tanto bene, qua localmente è andata molto bene, ma poi sai, dipende molto anche dal segretario che ti segue, ha saputo sfruttare i nuovi mezzi tecnologici abbastanza bene, insomma, tra Sì, lo forum, sappiamo, portale. lì a Modena c'è una situazione di grande comunicazione interna. La radio sta un po' Sì, la radio si seguendo. aggiunge, cioè sono Esatto. tutte piccole cose che insieme contano parecchio. Sì, io ho Certo. fiducia che maturino molto, ti dirò. Beh, in Anche effetti. se sì, certo rimani deluso, insomma, molte lotte che abbiamo fatto le vedi buttate nel vuoto, siamo diventati deficienti per avere 21 giorni di ferie, adesso Sì. molti le ferie non le fanno più, siamo rincretiniti per fare le chiusure domenicali alternate, molti adesso tengono aperti tutte le domeniche per far quadrare un bilancio, cioè, ci sono ancora cose che insomma vorrebbero sistemate, ma grosso modo direi che i problemi almeno si imparano e se ne discute, e quando se ne discute è inevitabile che poi la categoria arrivi a tirare in porto, insomma. Certo, tu prima hai citato un fattore, e cioè quello del progressivo innalzamento della scolarità, quindi della preparazione degli edicolanti, ma questo per un fatto banale, perché molti giovani rifluiscono dal precariato verso un qualche tipo di lavoro autonomo, chiamiamolo così, e approdano quindi necessariamente all'edicola, e Sì. comunque con grandi sacrifici. Ne abbiamo già parlato. L'unico elemento negativo è che per loro è un'altra situazione di precarietà che si aggiunge al resto, nel senso che fanno fatica a superare i primi 2 o 3 anni, questo dai racconti che ho raccolto in giro, e mentre invece prima c'era maggiore resistenza anche perché c'erano risultati più immediati. Allora torna un elemento, cioè quello dell'incoraggiamento, della capacità di fare rete perché questi ragazzi non si perdano, insomma, non gettino la spugna ai primi rovesci negativi. È difficile perché sai, una volta avevi lo stimolo economico, facevi molte ore, ma più o meno insomma portavi a casa qualcosa. Certo. Adesso fai fatica fate a arrivare alla fine del mese. A Modena hanno chiuso una decina di edicole, insomma, una volta che un'edicola chiudesse non si ci pensava neanche, era una cosa impossibile. È vero anche che come edicole, una volta c'erano molte più edicole singole, cioè solo edicole esclusive,
Adesso ci sono molto più promiscui, quindi i promiscui sono anche molto meno gestibili perché hanno problemi diversi dall'esclusivo. Certo. I giornalai, molte volte i giovani, sì, l'idea di fare il giornalaio con un bene che se non lo vendi lo puoi rendere ti attrae perché in pratica si inserisce. Poi quando ti ci trovi dentro ti accorgi che devi lavorare 29 giorni su 31. Fai fatica a portare a casa lo stipendio di un impiegato e dopo 2 o 3 anni insomma ti ammortizzi molto, cioè ti demoralizzi parecchio. Una volta almeno lo facevi per qualcosa, 2 soldi si mettevano da parte. Ci vorrebbe l'entusiasmo di Giorgia, come abbiamo sentito. Beh, lei lo fa proprio per passione, lei è una giornalaia nata. No, Sì, appunto. lei ha uno spirito veramente valido. Certo. E appunto, no, dicevo, tra gli altri fattori, sicuramente questo del precariato è determinante. Poi c'è, ahimè, un effettivo abbassamento dei valori patrimoniali dell'edicola, per cui magari qualche occasione si trova in giro per questi ragazzi. E allora magari, non so, un TFR dei genitori, un prestito da un amico, insomma, si riesce a vedere una piccola luce per quanto riguarda il lavoro futuro di tanti ragazzi, anche laureati, come abbiamo sentito dalla Sì, ho storia sentito da Giorgia. da Giorgia qualche settimana fa. Ma Abbiamo ce n'è parecchi comunque di ragazzi preparati, giovani, Esatto. io ne vedo parecchi. Io Anche quando andiamo alle riunioni c'è sempre delle facce nuove, giovani. una cosa che volevo vedere con te, di approfondire, visto considerando anche la tua esperienza, è quella della sensibilizzazione, diciamo, chiamiamolo nel contesto urbano, e cioè la pubblica amministrazione, piuttosto che gli altri soggetti che sono importanti proprio nel territorio. Ecco, io credo che da questo punto di vista bisognerebbe, non dico cominciare una battaglia, però almeno mettere in campo quegli strumenti che servono a far cambiare l'atteggiamento culturale verso le edicole. E cioè, la faccio breve, non dare le edicole per perse nel senso comune della gente, no? Vabbè, quelli vendono il cartaceo sta finendo, quindi l'edicola non serve a niente. No, l'edicola serve se rivalutata, no, e inserita nei giusti contesti, per esempio parlo dei servizi, piuttosto che un rapporto più stretto con la pubblica amministrazione, perché sono dei presidi importanti nel territorio. Ecco, su questo mi piacerebbe sentire la tua opinione. Ma sì, cioè, penso che le edicole, specialmente nei nostri territori, hanno una diffusione molto capillare, la trovi dappertutto, quindi Sì. anche le informazioni che potrebbe far passare il comune attraverso le edicole, che volevo volare, hanno sostituito altri momenti socializzanti che c'erano. Cioè, adesso, una volta ad esempio andavi al bar, dove potevi addirittura guardare la televisione, era un punto di ritrovo, oltre che di prendere il caffè. Adesso si sono tutti trasformati in bar in piedi, dove Sì. vai, consumi la colazione ed esci. Quindi dei momenti socializzanti, se ne sono persi molti, nelle città specialmente. E venire dal giornalaio vedo che molte volte è diventato un appuntamento. Io ho della gente, specialmente di una certa età, si trova qua tutti i giorni. Si Ah. discute di tutto, dalla politica alle cose più strane. A me addirittura mi chiedono assistenza informatica quando rimangono piedi col computer, mi riportano qua. Cioè diventiamo dei punti di appoggio e anche per il comune, non so, passarti quelle comunicazioni tipo le domeniche chiuse al traffico o meno, sono dell'iniziativa, ma penso che su questo Giuliano ci stia già lavorando parecchio. Sì, Si sono già poi fatte parecchie iniziative col comune. lo sentiremo venerdì e vedremo di intrecciare qualche cosa con lui e magari arrivare anche ad intervistare un assessore piuttosto che magari il sindaco, anche perché il prossimo anno si parlerà di occupazione di suolo pubblico, di liberalizzazioni. Ecco, io lo dicevo soprattutto rispetto a questo argomento, quello delle liberalizzazioni. No, si stenta a chiudere un ragionamento che abbia un senso, no, sul fallimento delle liberalizzazioni, almeno per quanto riguarda la vendita dei giornali. Lì a Modena com'è andata? Cioè, non ti chiedo i numeri, naturalmente, ma un'impressione
su questo fatto che ormai i giornali si vendono dappertutto e soprattutto Beh, direi che, guarda, quando ho preso l'edicola io c'era 63 punti vendita, siamo arrivati a metterne insieme 130.